Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi vi presentiamo la torta Camilla. Le sue origini sono molto controverse, ma si ritiene che sia nata durante il Medioevo, periodo in cui la gente aveva troppi pochi soldi e quindi utilizzava le carote come edulcorante al posto dello zucchero. La prima ricetta in assoluto in cui le carote apparvero come dolcificante è stata creata nel 1591 in Inghilterra e si chiamava pudding con la radice di carrot. La prima ricetta di un'effettiva torta di carote appare nel secondo volume dell'Art du Cuisinier del 1814 del pasticcere francese Antoine Bouvier, che era lo chef di Luigi XVI. Successivamente fece un soggiorno in Francia attorno al 1824. E qui portò anche la sua torta di carote, che là venne rinominata Carrot Cake. Successivamente, durante il razionamento del Regno Unito, avvenuto nella Seconda Guerra Mondiale, la torta di carote si diffuse anche oltre Manica. La torta che vi proporremo oggi è 1000 volte meglio delle Camille del Mulino Bianco. Iniziamo! Iniziamo la ricetta mettendo in un mixer potente 250 g di carote già lavate e tagliate a pezzetti e iniziamo a frullare. Poi versiamo 80 ml di olio di semi di mais e continuiamo a frullare. Dopodiché versiamo 100 ml di spremuta d'arancia continuando a frullare. Ogni tanto ci fermiamo, puliamo i bordi e continuiamo a frullare. La consistenza finale dovrà essere questa, cioè una purea. In un'altra ciotola mettiamo 3 uova, 180 g di zucchero a velo, la buccia di un'arancia e i semi di vaniglia. Montiamo per bene gli ingredienti. Ci vorranno circa 7-8 minuti. Poi mettiamo da parte fino al bisogno. Prendiamo una ciotola capiente e versiamo la purea di carote. Poi aggiungiamo 100 g di farina di mandorle e amalgamiamo i due ingredienti. Aggiungiamo poco alla volta sia 250 g di farina 00 che il composto di uova, mescolando con movimenti lenti dal basso verso l'alto. Poi setacciamo una bustina di lievito per dolci e mescoliamo. Infine aggiungiamo un pizzico di sale. Questa dovrà essere la consistenza finale. Prendiamo una forma per ciambelle imburrata e infarinata con diametro di 22 cm e altezza 10 cm e versiamo al suo interno l'impasto. Con un bastoncino facciamo delle forme circolari, in modo da evitare che si formi un cratere in superficie. Sbattiamo per eliminare le bolle d'aria e cuociamo a forno preriscaldato statico 180 gradi per 35-40 minuti. Passati i 30 minuti, fare la prova a stecchino. Tiriamo fuori dal forno e lasciamo a riposare per 30 minuti. Poi la giriamo e la mettiamo su una graticola a raffreddare completamente. E voilà! Ammirate che meravigliosa torta abbiamo realizzato! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso gustiamo questa meravigliosa torta Camilla. Risaltano particolarmente i gusti e i profumi di arancia e carota, che si sposano molto bene insieme. Infine, le mandorle donano un retrogusto di tostato che completa perfettamente questo dolce. Insomma, è una torta pazzesca, assolutamente da provare. Ok, amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Ci vediamo nel prossimo video.